mi affido a questo nuovo strumento per fare gli auguri, perché immaginavo di poter svolgere un tour tra circoli, sezioni, associazioni in queste giornate, ma come potete immaginare, anche in ragione della nuova ondata di Covid, è davvero molto difficile poter fare tutto questo. E però non volevo rinunciare a rivolgere un augurio a tutti quanti noi, a tanti amici, a tante amiche, a tanti compagni, a tante compagne, agli affetti più cari, a cominciare dai nostri figli, dalle nostre compagne, dalle nostre mogli, in un momento così importante, delicato. Siamo alla fine di un anno e soprattutto all'inizio di un nuovo anno. 2022, ci auguriamo tutti quanti sia un anno carico di nuove speranze, di nuove opportunità sulle principali sfide che abbiamo davanti, che ha la società europea, italiana, che il mondo intero ha davanti a sé, che rimane come quella che abbiamo lasciato alle nostre spalle con questo 2021, la sfida alla pandemia. È la principale sfida che hanno le nostre società, che hanno che hanno i nostri, le nostre famiglie. E però noi sappiamo che abbiamo un'arma potente nelle nostre mani. 2021 è stato soprattutto questo. Noi abbiamo innanzitutto un vaccino, dei vaccini che ci aiutano a contrastare il Covid-19. Abbiamo una ricerca molto avanzata dal punto di vista farmacologico, che consente di attenuare gli effetti del Covid-19, e abbiamo un coordinamento sempre più forte a livello europeo e internazionale. E dunque possiamo guardare con maggiore speranza all'anno che verrà, al 2022, per mettere davvero la parola fine a questa sfida con la pandemia, a questa sfida enorme che abbiamo davanti a noi. Abbiamo però da fare delle scelte con più coraggio e con più determinazione. Io cerco di dirlo da alcuni giorni, ho visto che se ne comincia a discutere in sede europea, a livello mondiale, se ne comincia a discutere soprattutto qui in Italia. Io penso innanzitutto all'obbligo vaccinale. Siamo a un punto tale che anche gli effetti positivi di misure come il Green Pass non sono più sufficienti. Io credo che noi dobbiamo giungere con determinazione alla scelta di avere appunto l'obbligo vaccinale nel nostro paese a livello europeo. E insieme a questo una politica di contenimento per chi decide di non fare il vaccino. Libera scelta, non voglio contestarlo, questa decisione, però questo comporta delle responsabilità nei confronti dell'intera comunità, e per questo io credo queste due misure dovranno probabilmente segnare gli inizi del prossimo anno. Da un lato l'obbligo vaccinale e dall'altro avere misure di contenimento per chi decide di non vaccinarsi. E così condurre fino in fondo questa battaglia alla pandemia e portare un risultato finale. Insieme a questo, in sede europea, in sede internazionale, io mi batto insieme ad altri colleghi parlamentari, insieme ad altre forze politiche, perché ci sia una liberalizzazione sul vaccino. Cioè non possiamo dipendere da due, tre grandi multinazionali private, abbiamo bisogno in sede di WTO, diciamo, di modificare la proprietà intellettuale e consentire quindi la produzione dei vaccini, anche perché il 2022 deve essere l'anno in cui noi vacciniamo i 7 miliardi di cittadini a livello mondiale, perché questa è l'unica vera politica che possiamo mettere in campo per evitare anche il moltiplicarsi di varianti che poi hanno un effetto enorme soprattutto verso di noi, verso l'Occidente, in Europa in modo particolare, come dimostra le ultime varianti con cui ci stiamo misurando in questi giorni, in queste settimane. Ecco, questa io la considero la principale sfida. L'altra sfida è quella che stiamo conducendo con coerenza e con determinazione da un anno a questa parte. La politica sta avendo una nuova attenzione, che è il tema di non lasciare nessuno solo. Abbiamo scoperto, e qui c'è un ritardo enorme della sinistra che dobbiamo recuperare, avere la forza e il coraggio di riconoscere anche i nostri errori, che c'è un grandissimo tema che riguarda le povertà, le diseguaglianze di genere, generazionali, territoriali, e che è ancora lunga la battaglia. Abbiamo ottenuto risultati importanti in questo anno, si sono fatte cose molto importanti. Penso alla tassazione globale del 15% sui grandi patrimoni, sulle grandi ricchezze, un grande successo a livello internazionale, si poteva fare di più, ma è comunque un buon inizio.
Abbiamo messo mano a una politica europea che ci consente di far uscire dalla lunga stagione dell'austerità. Il piano dei 700 miliardi è una grandissima opportunità, soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, e dobbiamo in modo particolare noi accettare questa sfida. Abbiamo introdotto una norma europea per un salario minimo garantito e stiamo sostenendo tutti i paesi perché si adottino queste misure nei singoli paesi europei. Infine, stiamo aiutando un paese come l'Italia nello sperimentare forme più avanzate di sostegno come il reddito di cittadinanza, per fare della battaglia alle nuove povertà, ai nuovi disagi, diciamo, una battaglia decisiva di civiltà in un paese come il nostro. Ecco, credo che questa sia la seconda grande sfida che dobbiamo mettere in campo. Insieme alla lotta alla pandemia noi non dobbiamo lasciare nessuno solo, e insieme a questo anche misure molto concrete, molto concrete. Noi sappiamo che in queste settimane è cresciuto molto la bolletta per il gas, per la luce. Molti mi dicono che ci sono intere famiglie che hanno un costo aggiuntivo tra i 600, 700, gli 800 euro per il prossimo anno. Noi non possiamo far pagare questo prezzo alle nostre famiglie. Occorre un intervento deciso del governo, occorre un intervento dell'Europa sul mercato energetico, su una riforma del mercato energetico, ma richiede anche interventi nazionali perché non sia messo in discussione il valore dei salari, soprattutto dei salari dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e quello delle pensioni, soprattutto quelle dei pensionati, diciamo, che fanno maggiore fatica. Ecco, occorre un grande intervento per evitare che questo caro prezzo, diciamo, di luce e gas si cali soprattutto sulle famiglie più esposte, più povere, più disagiate, e noi dobbiamo difendere molto salari e pensioni. Ecco, questa è una sfida che dobbiamo prendere nelle nostre mani e fare una battaglia decisiva in Italia e in Europa. Occorre un duplice intervento, sia a livello europeo che a livello nazionale. Infine, fatemi dire due cose finali più politiche. La prima è che il 2021 finisce con una bellissima notizia. Io sono rimasto particolarmente colpito dal successo di questo giovane croato che ha vinto a 35 anni le elezioni in Cile, completando un percorso che ha visto prima gli Stati Uniti, poi molti paesi europei, a cominciare dalla Germania, un successo, un rinnovato successo della sinistra, delle forze progressiste, di un rilancio del pensiero della sinistra, più moderno, aperto alle grandi sfide, da quella epocale per l'ambiente, a quella per il digitale, a quella appunto per le questioni sociali. Io vedo nel segnale del Cile un segno molto importante per tutti quanti noi, e quindi vorrei augurarmi che il 2022 sia un anno di consolidamento di queste vittorie, possono aprire stagioni nuove per la sinistra in Europa, in Italia, nel nostro mezzogiorno, a livello mondiale. Abbiamo bisogno di una grande forza popolare in grado di affrontare le grandi sfide che il mondo ci consegna per i prossimi anni, a cominciare dal prossimo anno. Infine, stamattina, prima di incontrarci qui con questa diretta, ho incontrato il sindaco di Napoli, sono stato da lui, non andavo in quel palazzo da 7-8 anni, sono andato a trovarlo nella sua stanza, abbiamo fatto una lunga chiacchierata su Napoli, gli ho fatto gli auguri a lui e alla sua famiglia, e all'impegno che lui sta mettendo per Napoli. È una grande sfida, quindi consentitemi di utilizzare questa occasione per fare un augurio in modo particolare alla mia città, a Napoli, al suo sindaco, che sta cominciando un lavoro durissimo di ripresa, di rilancio della città, e noi dobbiamo davvero, da ogni punto di vista, da ogni parte, da ogni istituzione, dare una mano perché Napoli possa ripartire, attraverso il lavoro di Manfredi, del nuovo sindaco, del nuovo consiglio comunale. Ecco, era questo un po' le cose che volevo dirvi brevemente in questo messaggio che faccio da casa mia. Speravo di poter abbracciare, incontrare, salutare tanti amici, tanti compagni, ma insomma ci saranno altre occasioni nel 2022 per fare tutto questo. Adesso stringiamoci intorno agli affetti più cari, alle nostre famiglie, alle nostre mogli, alle nostre compagne, ai nostri figli.
che sono un bene prezioso per tutti quanti noi, assicurando a loro un futuro più, più certo, più sicuro, anche dal punto di vista sanitario. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno pagato un prezzo enorme in questi 2 anni di pandemia, la DAD, l'impossibilità di frequentare spazi, di poter viaggiare, insomma, è stato per loro davvero un motivo grandissimo di sofferenza, e quindi tocca a noi, alla nostra generazione, proteggerli, aiutarli e augurarli a loro che il 2022 sia questo anno di carico di speranze, di nuove opportunità, di nuove chance, soprattutto per i nostri figli. Ecco, questo è quello che volevo dirvi rapidamente, scusandomi di due carico di nuove speranze e di nuove opportunità.